Buonasera a tutti, Bonsoir à grazie tous innanzitutto a Valérie et merci tout d'abord à di Valérie. essere qui. Merci Valérie. Ringrazio, come dicevo, ringrazio Valérie di essere qui, ringrazio tutti i lettori che ci stanno ascoltando, guardando stasera. So che siamo emozionatissimi perché dopo il grande successo, il caso editoriale appunto che è stato cambiare L'acqua e fiori, il romanzo di cui l'Italia intera si è innamorata. So che Tre, il nuovo romanzo di Valérie, è attesissimo, è uscito ieri. Sono convinta che ci stiamo un po' chiedendo tutti appunto di cosa parla, di sentire il suo racconto dalla voce dell'autrice. E quindi, come prima domanda, visto che io mi trovo in Francia, Valérie, anche lei qui, ma ora stiamo parlando dell'edizione italiana, vorrei davvero chiedere a Valérie com'è il tuo rapporto con l'Italia, se ti attendevi questo successo enorme e se grazie al riscontro, alle lettere che riceverai sicuramente, il messaggio da parte dei lettori, il tuo sguardo sull'Italia è in qualche modo cambiato. Je crois que j'ai toujours eu un rapport particulier avec l'Italie, parce que mon grand-père maternel était italien. Toute la famille du côté de ma maman, il s'appelait les Foppa, et il venait de l'Italie du Nord. Et puis j'ai pas une tête de Suédoise. Quand même, c'est vraiment très marqué sur mon visage et sur le visage de ma maman. Donc j'ai toujours adoré. La nourriture italienne est ma préférée. Je trouve que les paysages dans le sud de l'Italie, dans le nord de l'Italie, on est quand même très jumeaux avec la France. Maintenant, est-ce que je pouvais m'attendre à un tel succès? On ne peut jamais s'attendre à un succès tel que celui de Son Bouillon des Fleurs, que ce soit en France ou en Italie. Ça dépasse toutes les statistiques de tous les gens qui peuvent réfléchir, ils peuvent faire des statistiques, ils peuvent faire des comptes dans leur coin. Ils n'arriveront jamais vraiment à comprendre pourquoi, à un moment donné, un personnage, une histoire, devient universel. Io ho sempre avuto un rapporto particolare con l'Italia, forse perché mio nonno era italiano, la famiglia di mia madre era italiana, si chiamano Foppa di cognome e del resto anche il mio viso tradisce le mie origini, non sembro certo una svedese. I tratti del mio viso, come del viso di mia madre, sono comunque mediterranei. E ho sempre molto amato l'Italia, amo il cibo italiano, amo il paesaggio del nord e del sud. Credo che siamo molto simili tra Italia e Francia, siamo due paesi gemelli. Riguardo alla domanda, credo che non ci si possa mai aspettare un tale successo. Nessuno potrà mai capire perché a un certo punto un personaggio o una storia diventano universali, per quante statistiche si vogliano fare. Grazie. Ora vorrei, veniamo a tre. Io ricordo quando qualche settimana, forse un mese fa, appunto, ho ricevuto in anteprima il testo, mi ha colpita tantissimo la presentazione, la quarta di copertina, la presentazione della storia della trama, che riassumo per chi ancora non l'ha acquistato, che è una storia che inizia nel 1986, tre. Appunto, ragazzi, Nina, Adriana ed Etienne si conoscono l'ultimo anno della scuola elementare, ecco, corrispondente a questo in Italia, in un piccolo paese che si chiama La Comelle, di una regione che è la Saône e la Loire. E da questo incontro i tre ragazzi, c'è una scena bellissima che tu descrivi, si prendono per mano e si giurano un'amicizia eterna, come possono sembrare o essere desiderate, sperate le amicizie quando si è ancora bambini. Attraversano insieme quell'oceano che separa il prima e il dopo delle stagioni della vita, che è l'adolescenza, e poi chi leggerà il libro scoprirà cosa accadrà, ma la storia attraverso appunto questi passaggi temporali, questi flashback e flash forward, arriva nel 2017, quando in una macchina viene ritrovata nel lago e una giornalista, che poi è la narratrice del libro, una giornalista appunto che è la narratrice del libro e che era all'epoca compagna di classe e compagna di scuola dei tre ragazzi, cerca appunto di investigare, di capire cosa sia accaduto in questa macchina ritrovata nel lago.
E ti vorrei chiedere innanzitutto come definiresti questo libro e innanzitutto poi cosa pensi delle definizioni dei libri? Io sono molto allergica perché il tuo libro potrebbe essere definito in tantissimi modi, dal romanzo di formazione, i tre ragazzi li conosciamo, li scopriamo bambini e li seguiamo fino all'età adulta, fino ai 40 anni e oltre. Ma c'è questo aspetto quasi di thriller, appunto, questo mistero macabro di questa macchina trovata nel lago con un corpo al suo interno. Allo stesso tempo a me è sembrato, quantomeno quello che ho sentito fortissimo leggendolo, è stata la nostalgia di una stagione della vita irripetibile, per quanto faticosissima che è l'adolescenza, e poi la nostalgia di un'epoca per me, che sono nata qualche anno dopo Nina, Adrienne, ma non così tanti, ho rivisto tantissimi appunto momenti, passaggi, cose, oggetti della mia adolescenza e poi dei miei 20 anni. Ecco, come lo definiresti tu? E poi la domanda che secondo me interesserà tantissimo i lettori è perché l'hai scritto? Alors, comment je définirais trois? Je dirais que c'est un roman sur trois destins, que c'est forcément, comme dans mes précédents romans, des destins qui ressemblent au nôtre, à nos destins. J'ai essayé en tout cas de parler précisément comment du sortir de l'enfance. Qu'est-ce que c'est que de sortir de l'enfance? Parce que parfois, on n'en a pas forcément envie. Rentrer dans l'adolescence. Découvrir le collège, découvrir les années lycée, découvrir l'amour, les premières cigarettes, les premières soirées, les premières sensations d'être amoureux, de se choisir, parce que l'amitié, c'est la famille qu'on se choisit, de parler aussi de la propre histoire de ses enfants, qui sont leurs parents, d'où viennent-ils, comment grandissent-ils, pourquoi s'aiment-ils comme ça alors qu'ils ont des personnalités différentes et pourtant ils deviennent inséparables. Je pense qu'ils ne sont pas du tout dans la séduction, mais ils sont dans l'amour. Quelle est la frontière entre l'amour et l'amitié? C'est un livre qui se passe effectivement sur 30 ans. Ça commence en 86, ça se termine enfin, ça se termine. Rien ne se termine jamais, mais en tout cas, quand on revient au présent et qu'on fait, quand Virginie, dont vous parlez, la narratrice, va parler de ses trois enfants, va prendre le lecteur par la main pour lui raconter l'histoire de ses trois enfants, elle va nous raconter les choix, nos choix, bons ou mauvais. C'est vraiment un roman sur la vie, je crois. Je crois que ça aurait pu aussi. Je crois que trois s'appelle trois parce que c'est le destin de trois personnes, que c'était le troisième roman, que c'était aussi un clin d'œil à un groupe français qui s'appelle Indochine et qui existe depuis 40 ans. Donc, c'est-à-dire qui marque plusieurs générations parce qu'il y a une musique fondamentale dans ce roman. Mais je pense que ce roman aurait pu s'appeler Nos vies. Quand je dis nos, c'est leur vie à eux, mais ma vie à Valérie, la vie d'Andrea, ta vie Francesca, la vie de tous les gens partout, en tout cas en Europe, je dirais, nos vies d'Européens, parce que au bout du compte, l'Italie, la France, le Portugal, l'Espagne, on est quand même très 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 proches dans la façon dont on élève nos enfants, je crois, dans notre éducation. Donc c'est surtout ça, je définirais comme ça, je dirais l'histoire de nos vies, avec évidemment, comme dans toute vie, rien n'est simple. Il y a les apparences, il y a ce qui est caché, tout ce qui est caché derrière. Et puis, il y a effectivement, moi, c'est mon côté passionné par les faits divers et par les polars, la découverte d'une voiture qui est immergée au fond d'un lac depuis 30 ans, qu'on ressort. Y a-t-il un corps à l'intérieur? Si oui, combien de corps? Et quel est le lien entre ce corps retrouvé au bout de 30 ans et cette histoire d'amitié qui a commencé 30 ans auparavant? Et Virginie, qui est journaliste et qui est restée dans la petite ville de Bourgogne où ils ont grandi, va nous raconter l'histoire de ces trois destins et puis quel est le rapport avec le ou la personne qui sont dans cette voiture. Donc il y a un côté polar enquête et en même temps c'est la vie de tous les jours, nos vies à nous, nos premières cigarettes, le premier whisky coca, les premiers interdits. À un moment donné, un des personnages qui s'appelle Adrien fait la liste de nos conneries. Francesca, ça va, Oui, tu vas prendre noter. Et oh, la vie oui. de connerie, c'est le poisson rouge qu'on ramène de la fête foraine, le mauvais pull qu'on mettra jamais, la mauvaise personne qu'on épouse. On sait qu'on fait une connerie, mais on le fait quand même. Enfin, voilà, c'est vraiment l'histoire de nos vies, et ce, sur 30 ans, avec tout ce qu'il y a de terrible et de poétique dans la vie. La definizione di questo romanzo, come lo definirei?
Beh, è la storia di tre destini di questi tre ragazzi che però ci assomigliano molto ai nostri destini. Ho parlato in questo romanzo di tante cose, innanzitutto che cosa significa uscire dall'infanzia, non sempre si ha voglia di uscire dall'infanzia, attraversare l'adolescenza con tutte le prime esperienze, con tutte le scoperte, la scoperta dell'amore, la scoperta dei sentimenti, la scoperta, che ne so, della prima sigaretta, la prima volta che si esce, che si fa una serata con gli amici, che cosa significa scegliersi, e per me l'amicizia è la famiglia che si sceglie, appunto, scegliere qualcuno con cui passare del tempo, qualcuno a cui voler bene, parlare anche dei nostri genitori, vivere con dei ragazzi che hanno una personalità completamente diversa dalla nostra, come accade nei personaggi di tre. Non si tratta di seduzione qui, si tratta semplicemente si tratta forse solo, ma non soltanto, di un sentimento grandissimo, che è il sentimento dell'amicizia, che rima con il sentimento dell'amore. Parlo anche di questo, cos'è la frontiera tra amore e amicizia. La nostra storia nasce con questi bambini che nascono nel 1986 e che ritroviamo adulti al giorno d'oggi. La storia viene raccontata da Virginie, che è una giornalista, che racconta appunto la storia di questi tre bambini e che racconta anche le scelte, buone o cattive, che questi personaggi fanno nella loro vita. Si chiama Tre perché, forse perché è il mio terzo romanzo, perché è la storia di questi tre personaggi, ma anche perché volevo strizzare l'occhio a un gruppo francese che si chiama Indochine, che hanno un album che si intitola Tre, perché è un gruppo molto importante per la mia generazione, è un gruppo che ha attraversato gli ultimi 40 anni e che è sempre rimasto in piedi. Quindi questo romanzo racconta la loro vita, ma racconta anche la nostra vita, la mia vita, la tua vita, Andrea, la vita di tutti quanti quelli che ci stanno ascoltando, la vita di tutti i cittadini europei, oserei dire, perché tra l'Italia, la Francia, il Portogallo, la Spagna siamo molto vicini, abbiamo un modo molto simile di educare i nostri figli, abbiamo dei valori molto simili, abbiamo un patrimonio che ci accomuna. Quindi questa è la storia delle nostre vite, semplicemente, con tutto ciò che comportano, con tutto ciò che comporta di verità nascoste, di apparenze da voler salvaguardare. E poi, come giustamente dici tu, c'è un giallo nella storia, perché a un certo punto viene ritrovata un'automobile in fondo a un lago, con forse dentro un cadavere o più cadaveri, e che legame c'è tra questa macchina in fondo al lago e la storia dei nostri tre personaggi? Bene, questo è proprio quello che ci racconta Virginie, che è una giornalista, appunto la narratrice della storia, che non ha mai lasciato il paese natale suo e degli altri ragazzini, e che ci racconta appunto la storia di questi ragazzini, ma che può essere, ripeto ancora, la nostra storia, la storia di ognuno di noi. A un certo punto Adrien, uno dei personaggi, fa la lista delle stupidaggini che ognuno di noi probabilmente ha fatto, che comincia con portare a casa un pesce rosso dalle giostre, oppure sposare la persona sbagliata o comprarsi un maglione che non metteremo mai. Ecco, cose che sappiamo benissimo essere sbagliate, ma comunque le facciamo. È la vita di ognuno di noi. Je voudrais aussi ajouter que c'est un problème de connexion. Ça va comme ça? Ça se déconnecte? Ouais. Donc je voulais juste dire que chacun d'entre nous a une bande originale personnelle de musique avec lesquelles on a grandi, et que j'ai essayé de faire un roman presque universel, parce que ça me touche moi, hein, ça me bouleverse moi. Il y a des groupes français que vous ne connaissez pas forcément en Italie, mais on a U2, Depeche Mode, In Excess, Nirvana, et je sais que ça, ce sont des groupes que même les jeunes générations de toute l'Europe, de toute l'Angleterre, de tous les États-Unis écoutent encore aujourd'hui beaucoup. Ce sont des vieilles chansons de pop rock, mais qui sont extrêmement célèbres. Et puis, en toile de fond, sans que ça interfère dans l'histoire de nos vies, mais en même temps, ça nous influence quand même et ça nous marque quand même, il y a des événements du genre la chute du mur de Berlin, la chute des tours du World Trade Center, ça c'est très très important, la mort de Diana, plein de petites choses d'actualité qui font nos vies.
Sì, un altro elemento che volevo aggiungere riguarda la colonna sonora di questo libro. Ognuno di noi ha una colonna sonora della propria vita e in questo romanzo la musica è molto importante. Ho voluto raccontare, basandovi su una colonna sonora che può essere universale, perché è vero che ci sono dei gruppi francesi che forse in Italia non conoscete, ma ci sono moltissime canzoni di gruppi famosissimi internazionali, U2, Depeche Mode, Nirvana, INXS, musicisti e gruppi che le giovani generazioni, quantomeno europee, ma anche americani, ascoltano ancora. Quindi un pop rock dei nostri tempi, ma ancora molto noto. E sullo sfondo di tutto questo, senza interferire eccessivamente nella storia, ma comunque ci sono degli elementi che hanno fatto parte della nostra vita, come per esempio il crollo del muro di Berlino, oppure le Torri Gemelle, oppure la morte di Diana. Quindi elementi che comunque sono puntuali, ci sono nel testo, pur senza essere in primo piano. Grazie, beh, vorrei tanto dirti, Valerie, che è davvero magnifico, un regalo sentire raccontare da te il tuo libro, perché in effetti è un libro che, senza essere una grande saga familiare alla sudamericana, mi ha davvero toccato quando hai detto che finalmente tre la storia potrebbe intitolarsi Noi, perché io ho visto tantissimo di me, di noi, compresa anche la lista delle sciocchezze che ho adorato, perché le ho fatte tutte. E perché poi questi tre ragazzi, ora ti chiederò meglio, in effetti ci sono la loro famiglia, i loro compagni di scuola, la loro città, quindi sono tante vite che si incrociano e li rendono poi indimenticabili come sono. E volevo chiederti adesso se ci aiuti o vorresti aiutare i lettori a conoscerli meglio, Nina, Adriana e Etienne. Se hai tre aggettivi, non so, per definirli, e se hai per caso uno di loro è un tuo preferito, oppure se sono tre aspetti di una stessa personalità che tu conosci o che ami, insomma, come sono nati, perché sono tre ragazzi, questi tre ragazzi sono molto differenti tra di loro, eppure così uniti. Nina, che non ha una famiglia, è cresciuta dal nonno, non ha mai conosciuto sua madre né suo padre, questa ragazza ha l'apparenza così forte, ma così innamorata dell'idea di innamorarsi, e poi in effetti questa sua apparente forza nasconde una fragilità che la metterà poi in pericolo, ne parleremo dopo. C'è poi Adrian, che invece è il figlio della famiglia apparentemente perfetta, quindi famiglia borghese, padre e madre di successo, grande pressione su questo ragazzo che si sente poco visto, poco riconosciuto dai suoi genitori, sente che suo padre non gli ha mai dato, ecco, prova del suo affetto. E poi c'è Etienne, che, beh, confesso, non so perché è il mio preferito, questo ragazzo così timido, ma così timido che non si riesce tanto a definire, non si riesce a capire, il lettore, o meno per una buona parte del libro, fa fatica a capire cosa Etienne vuole, eppure lui, io credo che la sua forza sia la solidità. La sua strategia è esserci, lui c'è, ed è la persona sulla quale finalmente le persone che restano sono poi quelle che vincono. Ma raccontaci tu questi tre. Allora, moi je pense qu'en fait ce que j'aime dans mes personnages, et c'est pour ça que je m'attache très vite à eux, c'est qu'ils sont pleins de perfection et pleins d'imperfections. Aucun des trois n'est parfait. On va dire qu'une petite Nina, on imagine cette petite frimousse, comme elle est mignonne, comme tout. Elle est bien évidemment beaucoup plus mature que les garçons quand elle les rencontre, puisqu'ils ont tous les trois 10 ans. Et on sait à quel point une fille de 10 ans, en général, on est toujours en général, est quand même beaucoup plus mature que les garçons. Donc on sent en plus que Nina, elle a grandi effectivement, élevée par son grand-père, donc elle s'est débrouillée très vite toute seule. Donc on sent qu'elle est très, très débrouillarde, petite Nina. Jolie, sensible, intelligente, curieuse. Ensuite, on a Etienne, qui paraît être le moins ambigu des trois, mais une fois de plus, vous savez comment je suis. Tout peut changer avec le temps. Et le temps, j'en ai besoin. C'est pour ça que je fais aussi des gros romans, parce que j'ai besoin de prendre le temps pour peindre chacun des personnages et qu'on découvre la lumière et l'ombre de chacun des personnages. On a Adrien, effectivement, qui est le grand timide, qui lui est toujours dans qui semble toujours être dans l'observation. Regarde, qui écoute, qui sourit, qui fait pas de vagues, qui fait pas de bruit. C'est le petit timide, c'est le petit garçon au fond de la classe, tout frisé, tout mal coiffé, qui a l'air endormi, mais qui ne l'est absolument pas. Voilà, on en parlait tout à l'heure pour revenir à la première question. On me disait, c'est quoi les grands thèmes du roman? C'est aussi beaucoup le secret.
qu'est-ce qu'on n'ose pas dire, qu'est-ce qu'on ose dire. Et je passe par ces trois personnages-là pour parler de ces grands thèmes-là, et à quel point on peut avoir la vie pourrie, se pourrir la vie, parce qu'il y a des choses qu'on n'ose jamais dire, ou qu'on le dit, et qu'on ose, mais pas la bonne personne. Et ça, c'est la vraie question. Qui est la bonne personne pour entendre ce qu'on a à dire ? Io amo tutti i miei personaggi, li amo perché sono fatti di perfezione ma anche di imperfezione, nessuno dei miei tre personaggi è perfetto. Nina, la bambina, è una bambina deliziosa, una bambina di 10 anni, più matura dei suoi compagni, perché in genere le femmine, in genere, dico bene, sono più mature dei maschietti. È una bambina che, come dicevi tu, è cresciuta senza i genitori, è stata educata dal nonno, quindi è una bambina che ha imparato presto a cavarsela, una bambina sensibile, intelligente e curiosa. Poi c'è Etienne, che sembra il personaggio meno ambiguo, però attenzione, sembra, perché poi con il tempo le cose cambiano. Il tempo per me è maestro, io ho bisogno del tempo per tirare fuori dai miei personaggi i loro lati di luce, ma anche i loro lati di ombra. E poi c'è Adrien, il più timido, il più introverso, quello che osserva, che vede tutto, che non fa rumore, è quel classico bambino che si siede in fondo in classe, che sembra sempre un po' addormentato, tutto scapigliato, ma in realtà è molto vigile. Prima si parlava dei temi del romanzo, dei temi importanti del romanzo, uno di questi è anche il segreto che si tiene delle cose che non osiamo raccontare, che non osiamo dire e che tante volte ci distruggono la vita, perché appunto magari non osiamo tirar fuori qualcosa, o quando lo facciamo forse con la persona sbagliata. E questo è un altro grande tema: chi sono le persone giuste a cui raccontare i nostri segreti? Et il y a une chose qui est très importante aussi, c'est que on passe du passé au présent. Donc on passe d'une petite Nina qui a 10 ans, qui est en CM2 toute mignonne avec ses petites nattes, et dans le présent, parce qu'un chapitre passe du passé au présent, dans le présent en 2017, c'est Virginie qui les raconte, ces trois-là, et on sent que Nina à 41 ans, la vie est dure, qu'il s'est passé un tas de choses qu'on ne comprend pas. On sent qu'il y a eu un gouffre entre cette petite fille de 10 ans et la femme de 40 ans qu'elle est aujourd'hui. Mais c'est comme ça pour les trois personnages. Et poi un altro aspetto del romanzo è che si passa dal passato al presente. Si passa da un passato in cui questi bambini, Nina per esempio è una bambina di 10 anni con le trecce che va a scuola, al presente 2017 che ci viene raccontato da Virginie, in cui Nina ha 41 anni e si capisce che ha una vita difficile, deve aver avuto un vissuto molto molto complicato, e ci chiediamo cosa possa essere successo a questa persona, che cosa è accaduto di così dilaniante. Ma in realtà questo accade per i tre personaggi. Sì, grazie. In effetti, come dicevo poco fa, non ci sono solo questi ragazzi, ma le famiglie, le loro famiglie, i loro amici, gli insegnanti. Ora mi ricordo il più che detestabile maestro della scuola elementare. E poi c'è quello che per me è il mio personaggio preferito, per davvero la tenerezza, ma anche per la solitudine che emana, che in qualche modo la cui morte provoca l'esplosione del trio, che è Pierre Beau, che è il nonno che ha cresciuto da solo Nina, e non poteva dire. ma siamo ancora all'inizio del romanzo. Allora. Mi ha molto toccato questa figura, appunto, che cresce da solo, questa ragazza, e mi sono chiesta poi, in tutto quello che accadrà al trio, se davvero, e questo mi ha fatto poi pensare a cambiare l'acqua e i fiori, se davvero esiste una fase della vita in cui si è pronti al dolore, perché è chiaro che i tre, Nina, Adrien e Etienne, sono completamente vergini al dolore, sono vergini a un sacco di cose che la vita gli presenta, ma è proprio questo, la prima volta, ecco, che la vita reclama, un po' come nel film It, reclama di passare attraverso quei carboni ardenti di una sofferenza grande, che è lì che forse si perde per sempre quel privilegio che è stata l'adolescenza. C'è una frase bellissima che dice Nina, che
parla di sua madre, perdere una madre è perdere il mondo. Ti chiedo questo perché quando io ho perso mia madre da ragazzina, poi sono tornata nel mio gruppo della scuola dei compagni, ma mi sentivo diversa, completamente, come se, ecco, fosse stato il dolore ad espellermi per sempre dall'uniformità del gruppo e dei miei coetanei. Quel senso poi di essere estranea me lo sono portata a lungo, un po' come accade a Nina. Effectivement, dans ce roman, on retrouve d'abord ce qu'on n'a pas dit depuis le début de cette rencontre, c'est que c'est très important l'amitié et qu'on touche encore à l'universel sans le vouloir. Je ne fais pas exprès de faire les choses. Elles sont aussi beaucoup, je ne sais pas comment dire, irrationnelles. C'est jamais calculé chez moi, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que en ayant écrit trois, je me rends compte avec les premiers retours de lecteurs. C'est que on a tous un ami ou une amie d'enfance, tous. Qu'on les ait perdus ou pas, c'est très marrant parce que moi je n'ai plus. Je peux revoir les amis quand j'étais petite, mais je suis plus du tout en lien avec eux. Je les recroise parce que eux ont pu rester là où j'ai grandi. Mais j'ai fait plein de radios, plein de télé, plein de rencontres. Et il y a beaucoup de gens en fait qui ont toujours à l'âge de 40, 50 ou 60 ans des amis qu'ils connaissent depuis qu'ils sont 5 ou 600 ans. Là, ça m'a beaucoup bouleversée, parce que c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne croit. Là, c'est la première chose que je voulais dire par rapport à ça, parce que du coup, on se retrouve forcément dans toutes les bêtises qu'on a faites, dans tout ce qu'on s'est dit. Et puis, il y avait la première question qui était, pourquoi est-ce que j'ai écrit ça? C'était aussi pour explorer, parce que c'était le plus important pour moi à la base, la genèse de ce roman, c'était de ce que ça faisait de vivre les choses pour la première fois, c'est-à-dire dans l'enfance ou dans l'adolescence. Et comment ça va avoir une répercussion sur la vie plus tard. Ensuite, on a parlé de l'instituteur Pi. Moi, je parle d'un instituteur qui torture un de mes personnages. Et je me rends compte autour de moi que tout le monde me dit, moi, j'ai connu ça. Moi, j'ai connu ça. J'ai eu la méchante institutrice. Ou j'ai eu le très bon professeur qui m'a changé la vie. Ou j'ai eu un professeur qui m'a beaucoup marqué parce qu'il disait des horreurs. Mais ça, c'est très, très, c'est pas du tout rare. C'est pas confidentiel. Ensuite, on parlait des parents. C'est vrai que ce roman parle des parents. On a tous aussi eu le père ou la mère, des copains d'enfance hein, ou d'adolescence ou plus tard qu'on a adoré. Presque des familles qu'on s'est choisies, on aimait aller dormir avec qui on aimait parler. Et ça, c'était très important. Je pense à maman d'Étienne. Sans rien divulguer, Marie-Laure est une femme maîtresse, une femme mère très aimante et qui va aimer les trois enfants à sa façon dans des moments différents. Elle sera toujours là. Et on a tous plus ou moins dans nos vies à nous. Une personne qui est là pour nous protéger et nous défendre. Et enfin, moi, je parle toujours, dans mes romans, il y aura toujours la vie. Donc, quand on parle toujours de la vie, comme j'en parle, il y aura toujours la mort, comme j'en parle. Et effectivement, la mort peut arriver quand on a 10 ans, quand on en a 15 ans, quand on a 20 ans, quand on en a 50. On n'est jamais préparé à cette violence-là. Et c'est vrai que peut-être quand on la vit plus jeune, forcément, ça bouleverse toute l'avenir, mais quand eux sont touchés par un deuil, ça va arriver plus tard dans leur vie. Plus tard, quand ils auront déjà passé toutes les années collège, toutes les années lycée, qu'ils seront, parce que ces trois-là ont un serment, c'est de partir ensemble vivre à Paris. Leur rêve, c'est de partir ensemble vivre à Paris et de faire de la musique. D'ailleurs, ils ont créé un groupe de musique. Combien d'entre nous avons créé un groupe de théâtre ou un groupe de musique et qu'on a tous rêvé de faire Wembley, vous voyez ce que je veux dire. Et ça fait partie de la vie, ça aussi. C'est très important pour moi. On sent que ce sont des enfants qui sont quand même très connectés à la musique. On sent qu'Adrien est très connecté à la littérature, au théâtre. Ce sont des enfants qui sont touchés par l'artistique et qui, en même temps, comme beaucoup d'enfants qui grandissent dans des petites villes, veulent partir à la grande ville. In questo romanzo, come dicevo prima, affronto argomenti che sono universali. Non lo faccio apposta, è qualcosa di assolutamente irrazionale, però mi rendo conto, quando parlo con i miei lettori, che, per esempio, nel caso di specie di questo libro, tutti mi hanno raccontato, o molti, di avere ancora un amico d'infanzia, che lo abbiano magari perso di vista o no, comunque un affetto forte che risale all'infanzia, ce lo abbiamo più o meno tutti.
che sia oggi un'amicizia che rimane dopo 30, 40 o 60 anni, non è sempre così, ma l'amicizia nell'infanzia è qualcosa di fondamentale. E questo è un aspetto che mi ha colpito, perché vedo che è un aspetto generazionale, generale, universale. Perché ho scritto questo libro? Innanzitutto ho scritto questo libro perché volevo esplorare le prime volte, cioè che cosa significa fare una cosa per la prima volta e come le scelte che facciamo per la prima volta poi influenzano la nostra vita. Tutto quello che accade, che ci accade durante l'adolescenza, che scegliamo di fare e che poi ha delle conseguenze sulla nostra vita. Il maestro, ho parlato di questo maestro P, un maestro che si diverte a torturare uno dei personaggi, e ho raccontato questa storia. E anche lì, parlando con i lettori, molti mi hanno detto che anche loro hanno subito magari delle cattiverie da parte di alcuni maestri o hanno incontrato dei docenti che gli hanno cambiato la vita per quanto siano stati meravigliosi. Anche questa è una cosa universale. I genitori, i genitori sì, hanno una parte importante in questo libro. Tutti noi sicuramente abbiamo avuto dei padri o delle madri di amici che abbiamo adorato, da cui ci siamo sentiti ascoltati, capiti, ci piaceva andare a dormire da loro perché ci sentivamo bene con questi genitori di amici. Nel libro, senza raccontare troppo, c'è la mamma di Etienne, che amerà profondamente i tre ragazzi e che sarà sempre presente per loro nei momenti più importanti. Anche questa è una cosa che abbiamo vissuto moltissimi di noi. Abbiamo tutti avuto una persona dalla quale ci siamo sentiti protetti, difesi. E quando si parla di vita, certamente il contraltare è la morte. E la morte ci colpisce, ci può colpire in qualsiasi momento della vita, che abbiamo 10, 15, 20, 50 anni e non siamo mai pronti ad affrontare questa violenza, una cosa così forte e difficile. A questi ragazzi accadrà non da piccolissimi, però saranno colpiti dal lutto, saranno colpiti da un lutto che cambierà determinate cose. Loro avevano giurato che una volta finiti gli studi, avrebbero, una volta fatta la maturità, sarebbero andati a Parigi a studiare ed avrebbero lì suonato musica in grandi teatri, avevano fondato un piccolo gruppo. Anche qui, chi di noi non ha magari creato un piccolo gruppo musicale quando era ragazzino, oppure di teatro, e ha sognato magari di cantare in uno degli stadi magari più belli della propria città? Ecco, anche questa è vita, è la vita che ci accomuna tutti quanti. Quindi i miei personaggi hanno delle caratteristiche che ancora, ripeto, ritroviamo in tutti quanti noi. Sì, grazie. In effetti è molto interessante quello che dici, ovvero la possibilità, anch'io come te non conosco, non sono più in contatto con i miei amici d'infanzia o nemmeno compagni di liceo, e la possibilità che comunque questo tipo di amicizie che durano una vita intera esistono. Anche se leggendo questo libro mi è venuto a in mente qualcosa più vicino non tanto al disagio, ma quantomeno al fatto che di noi esistano dei testimoni. Nel caso di Nina, Adriani e Etienne, ci sono a loro volta i testimoni delle diverse fasi della vita che hanno attraversato, e quindi c'è quel disagio, secondo me, disagio, mi sto imbarazzo, del fatto che i tre condividono e sanno come sono stati dall'età adulta in cui si ritrovano, sanno i sogni che si sono realizzati e quelli che non sono stati in grado appunto di realizzare, e poi c'è il disagio per come si è diventati una volta adulti. E volevo chiederti se anche questo è un sentimento che hai amato esplorare, e se poi credi una sorta di determinismo, ecco, ovvero il determinismo per cui un'infanzia o un'adolescenza ferita si traduca per un rapporto di causa effetto poi in un'età adulta faticosa, sofferente, comunque che le ferite che si ricevono all'età di 14 anni sono difficili poi da lavare via. Penso al caso appunto di Nina, che finirà in una storia d'amore in cui di amore c'è proprio poco. Della question qui était super intéressante à savoir, oui. En ce qui concerne chacun d'entre nous, que ce soit Nina, Adrien, Étienne, Virginie, Valérie, Francesca, Andrea, on a les promesses qu'on se fait à soi, et on a les promesses qu'on fait aux autres, et on a les promesses qu'on tient, et les promesses qu'on ne tiendra pas. C'est la vie, c'est comme ça. Je connais personne dans
pour l'humanité qui m'a dit, moi, j'ai tenu toutes les promesses que j'ai faites dans ma vie, ou à soi-même ou aux autres. C'est parce qu'on a des lâchetés. Parfois, on va bien plus loin et bien plus beau que ce qu'on avait imaginé. Et puis, parfois, on fait des petits trucs un peu pourris, un petit peu lâches, parce qu'on est humain et puis parce qu'on regrette beaucoup. On se dit, pourquoi je ne me suis pas arrêtée ce jour-là pour me dire bonjour? Pourquoi je ne lui ai pas dit bonjour? Pourquoi je n'étais pas de bonne humeur ce jour-là? Ben pourquoi c'est les petits arrangements avec la vie aussi. Et puis après, ça n'a rien à voir, Francesca, mais je le pense vraiment. Je pense qu'il y a des gens à qui on peut dire la vérité et les gens qui ne sont pas capables d'entendre la vérité. Et c'est aussi beaucoup, je pense, aussi les thèmes de ce roman. Il y a ceux qui sont capables d'entendre et ceux qui ne seront jamais. Donc du coup, on est obligé de mentir un peu parce qu'on est obligé de s'arranger une fois plus ces petits arrangements. Après, je ne crois pas deux secondes au déterminisme. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as été un adolescent malheureux que toute ta vie tu vas être malheureux. Je n'y crois pas deux secondes et demie. Je pense qu'on est complètement, comment dire, responsable de nos actes, responsable de nos vies, sauf quand la vie nous fait, le destin nous joue un tour terrible qui amènerait la maladie ou la mort. Mais en dehors de ces deux facteurs, la maladie et la mort, je pense qu'on est tous responsables de nos vies. Et que c'est trop facile de pleurnicher quand on a été malheureux ou quand on a été heureux. Voilà. Per ognuno di noi, come per i nostri tre personaggi, c'è una verità di fondo, ovvero le promesse che facciamo a noi stessi e le promesse che facciamo agli altri. Ci sono alcune promesse che riusciamo a mantenere e altre no. Non ho mai conosciuto nessuno che mi abbia detto io ho mantenuto tutte le promesse che ho fatto a me stesso o che ho fatto agli altri nella vita. Non è così, lo sappiamo benissimo. Un po' perché a volte scendiamo a patti, siamo codardi, un po' perché invece la vita ci sorprende con delle cose che riusciamo a fare e non pensavamo di riuscire a farlo. Ma non dimentichiamoci che siamo esseri umani. E poi una costante che vedo sempre sono i rimpianti. Perché non ho salutato quella persona in quel momento? Perché quel giorno non ero di buon umore? Perché quella volta ho risposto male? Si scende a patti con la vita, lo sappiamo, questo accade ad ognuno di noi. E poi un'altra cosa importante, ci sono delle persone alle quali possiamo dire la verità perché sono pronte ad ascoltarla e ci sono persone che invece non vogliono sentirsi dire la verità e lì siamo quasi costretti a mentire. Anche questo è uno scendere a patti, ma ci caratterizza. Al determinismo non credo assolutamente, non credo per niente che se un adolescente vive una periodo difficile avrà una vita del disperato, assolutamente no. Non lo credo perché sono convinta del fatto che ognuno di noi è responsabile dei propri atti e della propria vita e delle proprie scelte, tranne quando il destino si mette di traverso e ci mette davanti una malattia o la morte. Questi sono gli unici due casi in cui dobbiamo arrenderci, altrimenti non serve a niente piangersi addosso, siamo responsabili delle nostre vite e dobbiamo far conto su questa responsabilità. Grazie. Ma della musica volevo poi chiederti, mi ero segnata ma ne hai parlato poco fa, ecco, ovvero di quanto la musica di una generazione poi ne faccia la storia. Hai citato l'Indocin, ma ci sono poi alcuni testi che Nina ha scritto appunto perché i tre sognano di diventare musicisti una volta a Parigi. Accanto alla, secondo me l'idea, ma forse l'avrai già fatto, qualcuno l'avrà fatto, è di creare una playlist, sarebbe davvero geniale questo. O magari per i lettori italiani che non... Oui, ce serait formidable. Et ils ont créé, Albin Michel, ouais. Mon éditeur français a créé une sorte de playlist, mais elle n'est pas complète. Elle n'est pas du tout complète. Il faudrait faire une playlist. Alors là, on passerait d'un genre absolu à un genre absolu. Un autre genre absolu, un autre genre absolu, et comme dans mes romans. Chissà, magari qualche lettore che sì. Ci sta seguendo stasera lo può fare. Ma scusami, Francesca. Sì, dicevo che Albin Michel, il mio editore francese, ha fatto una playlist, ma certamente non è completa, anzi è lungi dall'essere completa. E poi comunque se si facesse una playlist totale si passerebbe da un genere assoluto all'altro. Però è vero, potrebbe essere un'ottima idea. Quindi accanto alla musica volevo poi chiederti, so che è un tema a te molto caro in quanto madrina di rifugio, nel libro ci sono gli animali abbandonati
ora questo saluto il mio cagnolino che è qui e prima è montato in video. Ci sono gli animali abbandonati perché Nina, scopriremo una volta adulta, lavora, si occupa di un rifugio in cui vengono appunto accolti cani e gatti di strada, abbandonati e senza famiglia. E questo rifugio diventa quasi una sorta di catalizzatore, quasi il nuovo centro della vita dei tre ragazzi, perché è lì che Nina lavora, è lì che la narratrice la incontra dopo tanti anni, è lì che, grazie al figlio, Nina ritrova un On le sait contatto dès le con. départ, en fait, on le sait dès le départ. On a Virginie, la narratrice, qui le dit, ce matin, j'ai vu Nina devant le refuge. Donc, on sait dès le départ, donc je ne spoil pas. Tu sais ce que ça veut dire, spoil? Je ne sais pas comment on dit ça en italien. Pareil, on dit Je pareil. ne spoil pas. On sait dès le départ que Nina, elle est restée là où les trois ont grandi. Et que Adrien et Étienne y sont partis. Et effectivement, dès le départ, on sait que Virginie, tous les 15 jours, tous les mois, elle vient déposer des croquettes pour les chats, les chiens du refuge. Et effectivement, c'est une symbolique qui est fondamentale pour moi, parce que dans un refuge, quel qu'il soit, où qu'il soit dans le monde, il y a ceux qui abandonnent et ceux qui recueillent. Et c'est une symbolique aussi par rapport aux animaux, mais aussi par rapport aux humains, puisqu'on sait que Nina, dès le départ aussi, elle le dit, dès qu'ils sont tout petits, on le sait, elle est élevée par son grand-père, parce que sa maman, Marion, l'a déposée quand elle avait 1 mois, quand elle était nourrisson. Donc j'ai toujours, aussi une symbolique très forte chez moi, parce que vous savez que quand j'ai eu des fleurs, Violette traînait, épouse Toussaint, ma protagoniste, est une fille née sous X. Donc c'est quelque chose qui est très important pour moi, l'abandon, qui vous abandonne dans la vie et qui va vous tendre la main et qui va vous sauver et à commencer par soi-même, on peut sauver soi-même. Donc c'est vrai que c'était très important pour moi de parler du refuge, d'autant que je suis marraine d'un refuge en Bourgogne et que j'ai vu qui y travaillait et que c'était formidable. Dès que j'ai vu les gens qui travaillaient dans le refuge, je me suis dit ce sera dans mon roman parce que c'est formidable. Ça mélange toutes les classes sociales, tous les âges, tous les genres, et c'est assez formidable de voir que c'est comme il y a quand même 90% de bénévoles qui donnent de leur temps pour ces animaux-là, et du coup c'est un microcosme qui parle formidablement de la vie. Si sa fin dall'inizio che Nina lavora in un rifugio, perché fin dalle prime pagine Virginie, la narratrice, ci dice di aver incontrato Nina al rifugio. Quindi non sto spoilerando niente, questo è quello che leggiamo appena cominciamo il romanzo. E capiamo subito che Nina è rimasta in questa cittadina dove sono cresciuti i bambini, mentre Adrien e Étienne non ci sono più, sono partiti. E Virginie dice, fin dall'inizio del romanzo, che appunto ogni mese viene al rifugio a lasciare delle crocchette per gli animali. Qui c'è un simbolismo che ai miei occhi è molto importante. Perché? Perché nel rifugio vediamo il risultato di chi abbandona, ma vediamo anche chi raccoglie, chi accudisce. Abbiamo detto, e lo vediamo all'inizio del romanzo, che Nina viene allevata dal nonno perché la mamma la abbandona quando è piccolissima, quando ha soltanto 1 mese. Quindi il tema dell'abbandono per me è molto importante. Anche in Cambiare l'acqua ai fiori, per chi l'ha letto, ricorderà che Violetta è nata senza, con i genitori anonimi, quindi è stata anche lei abbandonata. L'abbandono esiste, sì, ma esiste anche colui che poi a un certo punto della vita ci tende la mano, colui che ci sorride, senza dimenticare che siamo noi i primi a dover sorridere a noi stessi. E quindi per ritornare al discorso del rifugio, io sono madrina, sì, di un rifugio in Borgogna e ho visto con i miei occhi tutto quello che accade in un rifugio, le tante persone che ci lavorano, di qualsiasi classe sociale, qualsiasi età, uomini, donne, il 90% di queste persone sono volontari che dedicano il loro tempo agli animali. È un microcosmo, un vero e proprio microcosmo, un rifugio per animali che ci parla proprio della vita. Ora vorrei farti l'ultima domanda prima di salutarci e di salutare appunto i lettori, No. che riguarda la tua scrittura. Vorrei davvero chiederti con che senso scrivi e che rapporto hai con la poesia. Io trovo la tua scrittura molto poetica e molto sensoriale. Ora ho segnato alcune frasi che vorrei appunto regalare a chi ci sta seguendo per far capire che non solo hai un talento formidabile nel tratteggiare
le personalità e i caratteri degli esseri umani, ma anche in qualche modo il carattere degli oggetti e delle cose. Queste tre frasi, soltanto un esempio tra tante, sono: qui conosco il rumore delle cose. Qui la narratrice che parla del piccolo villaggio appunto in cui ha scelto di restare. Cambiando vita cambiano i profumi. Questa è un'altra che mi ha molto toccata. E poi questa che dice: le vite di dopo hanno un odore di sciarpa dimenticata. Ecco, quindi non soltanto la musica all'udito, ma anche questi odori, tutti i sensi sono coinvolti nel tuo modo di scrivere. Oui, parce que quand j'écris, il faut que je ressente. Donc, dans le mot ressentir, il y a le mot sentir. J'ai besoin de vivre les choses que je suis en train de raconter. Donc, il faut que je ferme les yeux comme ça. Imagine que tu me demandes d'écrire une scène qui se passe au bord de la mer, en Méditerranée, au mois d'août. D'abord, ça ne va pas du tout être les mêmes odeurs au mois d'août qu'au mois de décembre. Tu vois, on ne va pas ressentir la même chose. Et physiquement, et dans le nez, et dans les oreilles, parce qu'au mois d'août, il va y avoir du monde, il va faire très très chaud. Il va y avoir les odeurs de beignets, il va y avoir les odeurs d'huile solaire, il va y avoir la mer, les cris des enfants, c'est tout ça. Et puis si je suis au mois de décembre sur la même plage, peut-être le silence, il va faire plus froid, mais j'entendrai quand même la mer, mais différemment, et puis les odeurs seront différentes. Et pour moi, tout ce qui est sensoriel est fondamental. Il y a dans quoi, je suis désolée d'avance pour les lecteurs, mais quelques scènes d'amour dit très importante parce que c'est important parce que tout chez l'être humain passe par ça. On en parlait au tout début de cet entretien dans Changer l'eau des fleurs. On demandait pourquoi est-ce que ça marche comme ça. Mais c'est aussi parce que peut-être que nous, dans nos vies aujourd'hui, on s'est déconnecté au sens les plus nobles du terme, le parfum, toucher quelqu'un, respirer quelqu'un. Le goût du sel, les frites, tout le monde me parle de ça dans le roman. Quand elle est petite, Nina, elle mange des frites dans une Vrai. petite barquette et elle lèche le sel. Tout le monde me parle de ça, parce que tout le monde a fait ça. Et ça fait partie de nos vies, ça aussi. Donc, je peux pas faire semblant. Donc, pour ne pas faire semblant, il faut ressentir, il faut ressentir, il faut respirer, là, ressentir physiquement, et puis, ça passe par tous les sens, en fait. Le regard, lui, et le goût et les odeurs. Grazie, grazie Quando infinitamente. scrivo, io ho bisogno di percepire le cose, di sentirle le cose, ho bisogno di vivere le cose che racconto. Se per esempio devo raccontare di una scena che si svolge al mare, magari mare Mediterraneo in agosto, non è la stessa cosa che se la scena si svolgesse sempre al mare Mediterraneo a dicembre, perché agosto significa caldo, significa gente, significa grida di bambini, significa odore di crema solare. Dicembre invece significa silenzio, significa freddo, significa sentire bene il mare, significa odori diversi, non di crema solare. Quindi i sensi per me sono veramente qualcosa di imprescindibile. E ci sono delle scene di questo libro in cui veramente mi concentro sui sensi. È come in cambiare l'acqua ai fiori. Ho avuto la percezione, ascoltando i lettori, che purtroppo oggi viviamo completamente sconnessi dai nostri sensi primari: il profumo di una persona, mangiare una cosa salata. Nina, a un certo punto, quando è bambina, mangia le patatine e lecca il sale in fondo alla busta delle patatine. Ecco, i lettori spesso mi hanno ricordato questa scena, mi hanno detto lo facevo anch'io quando ero piccolo, di leccare il sale in fondo alle buste delle patatine. Quindi, ecco, io quando scrivo non faccio finta di immaginare una scena, la vivo, la sento, la percepisco, la respiro, tutti i sensi sono coinvolti in una scena che racconto e quindi che scrivo. Grazie, grazie immensamente Valerie di essere stata con noi, di tutta la poesia secondo me che ci hai regalato stasera, per aver scritto tre, innanzitutto grazie, grazie a chi ci ha seguito, alle edizioni O, a te Francesca che sei una traduttrice formidabile e vai, buona serata, grazie. Formidable. Merci Andrea, c'était Grazie formidable. Andrea. Grazie, grazie a Formidable. voi. J'aurais pu rester encore 1 heure si vous voulez. Hein. Sarei potuta rimanere un'altra Allora, ora se avesse voluto. on peut offrir Non ne rien.
offrir 3 minutes de plus. Possiamo andare avanti altri 3 minuti? Bah. Allez, allora, oui. Ma allora un'altra domanda che più, al volo, che è anche la storia, questo libro di un'epoca, o forse di più epoche, perché in tutto questo, nella storia dei tre, c'è la Francia, c'è il cambiamento della Francia e quindi dell'Europa, quando i ragazzi vanno a scuola sono gli anni 80, c'è questa quasi euforia di progresso e di benessere, di promessa di un futuro migliore per tutti. Poi negli anni 2000-2010 si presenta la crisi economica, lo spopolamento delle campagne, la Comelle della periferia, di fatto la Comelle diventa quasi un villaggio fantasma in cui chi è restato si trova solo e tagliato fuori dal mondo. E a me questo ha toccato molto, perché insieme alle promesse, le promesse della giovinezza e quei rimpianti dell'età adulta, ci sono anche le promesse politiche, economiche, sociali di un'epoca che diventano rimpianti. Voilà. Nos politiques, des promesses de nos politiques, de nos hommes politiques, c'est vrai, très important. On n'en a pas parlé, les dépeuplements des campagnes, parce que les gens sont obligés d'aller chercher du travail ailleurs. Donc, nous, notre génération, on est obligés de partir. Et je voulais dire aussi quelque chose de très important, en dehors du fait que, en dehors du fait de tout ce dont on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire toutes les grandes histoires, de ce siècle, très importantes, dans le drame, dans ce qu'il y a de beau, dans ce qu'il y a de terrible. J'ai réussi à glisser aussi les attentats, ou quand on rentre chez Charlie et qu'on assassine tout le monde. J'ai réussi à le glisser comme ça, mais par petite, c'était pas le sujet, mais en même temps, c'est le sujet de nos vies quand même. C'est que j'ai remarqué quelque chose, c'est qu'en écrivant ce roman, j'ai questionné beaucoup d'adolescents d'aujourd'hui, parce que j'ai une famille recomposée où j'ai beaucoup d'adolescents, et je me suis rendu compte d'une chose qui est fondamentale et très importante, c'est que qu'on soit dans les années 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, qu'on ait Internet, qu'on ait fait des progrès insensés dans la médecine, les grandes questions existentielles sont exactement les mêmes pour nous tous. Les enfants se disent, est-ce que je vais lui plaire? Est-ce que je vais savoir lui parler? Est-ce que je serai assez beau? Est-ce que je sentirai suffisamment bon? Est-ce que mes parents m'aiment? Est-ce que je me marierai? Est-ce que j'aurai des enfants? Ces grandes questions existentielles sont toujours les préoccupations principales de la jeunesse. Et de toutes les jeunesses. Sì, certo, le promesse dei nostri politici sono un elemento fondamentale che cambia le nostre vite. Lo spopolamento delle campagne, non ne abbiamo parlato prima, è qualcosa che esiste in tutta l'Europa. Le persone che sono costrette a lasciare i propri paesi d'origine per andare a cercare un lavoro altrove, della nostra generazione questo è accaduto moltissimo. E è vero, come abbiamo detto prima, che in questo romanzo io con delle spennellature accenno ai grandi eventi della storia del nostro secolo, quelli terribili, quelli belli, parlo anche a un certo punto in modo molto rapido degli attentati che ci sono stati, con delle, appunto, ripeto, spennellature che possono sembrare di poca importanza, ma che in realtà hanno caratterizzato le nostre vite. Per scrivere questo romanzo ho parlato molto con gli adolescenti attuali e mi sono resa conto di una cosa, che siamo stati adolescenti negli anni 70, 80, 90, 2000, 2020, che si abbia internet o malgrado tutti i progressi della medicina, le questioni esistenziali sono sempre esattamente le stesse. Ma gli piacerò? Ma saprò parlargli? Ma profumerò abbastanza? Ma i miei genitori mi vogliono bene davvero? Mi sposerò? Avrò dei figli? Qualsiasi sia l'epoca nella quale siamo cresciuti, queste domande rimangono sempre le stesse. Grazie, grazie Valerie, grazie a Francesca, grazie a chi ci ha seguito. Per chi ancora non l'avesse acquistato, Tre vi aspetta in libreria e vale davvero la pena. Ecco, io trovo, su di me è stato un ottimo modo per guardare al passato e fare almeno un po' di pace. Grazie all'edizione io, intanto, per questa serata e a presto, buonasera. Grazie. À bientôt, merci beaucoup à tous. À presto et grazie à tutti.